sapevamo i tuoi fiori preferiti. Per te, Mara. No. Non sapevamo quale preferisci. E allora abbiamo fatto, capito, un giardino. Siamo andati a Sanremo per te, a Sanremo. Ma perché poi non siamo meridionali esagerati? Siete nel mio cuore, qua, qua, nel mio cuore, qua, sempre qua. Gran cuore. Ma grazie, poi bello, questi adesso... sai che io adoro questi. Sì. Io lo sapevo, perciò l'ho messo. Queste sono le pacchianelle. Sono le? Pacchianelle. Le pacchianelle, sì. No, sono le ortensie. Sono le margherite, c'è un po' tutto. Cioè... Sai che al mio matrimonio ho voluto solo ortensie bianche. Bella, pensa, brava. Sì, immacolata. Grande finezza ed eleganza. Immacolata, soprattutto. Che bella. Dove, ma si è immacolata dentro. Amore, sì. Non sto scherzando. È vero che è bello sì, o no? A Venezia disegno come il cul della padella. Adesso lo poggiamo qui. Lo mettiamo qui perché mi fa un'allegria. Me lo tenete qui in studio. Possiamo lasciarlo per tutta la Lo poggiamo dove qui. Volete. Guarda, così... Sì. Oggi è una puntata semplice, devo dire. Va bene, sta bene, chiediamo allo studio. Va bene. Tutte per te, Mara. Allora. Bellissime. Non posso prendere perché... Ti sta rubando il posto già. Vuoi stare qua, amore? Va bene, fa niente. No, se vuoi stare qua, stai. Non importa. Senti come siete divertenti. Sei molto gentile, ci divertiamo. Divertenti perché ci divertiamo. Hai detto niente, questi tempi. È vero, è vero. Sai che riuscire ancora a divertirsi, adesso a parte gli scherzi, ma riuscire ancora a divertirsi facendo il nostro lavoro è la cosa più bella. In fondo siamo qua da tanti anni, io un po' più di voi, però l'importante è... io mi ricordo... Tu eri bambina. Dicendo che c'hai un'età. Si ricorda da bambina che io facevo già delle cose in televisione. Ma no, tu hai lavorato con Renzo, no? Sì. E io mi ti ricordo il molto. Puttino, facevo il puttino. Certo, me lo ricordo molto bene lì. No, veramente divertirsi in televisione, noi che facciamo questo mestiere siamo proprio obbligati a divertirsi. Sì, ma anche in tutto quello che fai, secondo me, è molto importante ancora avere la voglia, lo slancio, l'entusiasmo. La voglia. E la gente poi... quando vede il divertimento si diverte a sua volta. E allora vediamolo, voi per me siete pazzeschi, ve lo dico proprio, mettete il buon umore ragazzi. Grazie. E di questi tempi è una cosa enorme, enorme, vediamoli. Le telefonate, ore ad aspettare. Prima di tutto dovrebbero chiedere scusa al pubblico. Siete orrendi. Annalisa è incinta. È che ho mangiato un po' pesante. Quando ci penso poi mi manca l'aria. È caramello, non è cioccolata. È una delle pagine più brutte della televisione italiana. La Lamborghini ha fatto un frontale. Ci un Rocco Ante. Non capito. Nobody knows it. Esilerante. When I was down. I shishi wee wee. Chiudo con i brividi. A volte non so esprimermi. Beh, sono stati così disastrosi che li premio. Li premio veramente disastrosi. Accomodatevi. Sono partite varie denunce, ovviamente. Come partite varie denunce? Nel corso di questi anni, insomma, siamo combattuti. No, non è vero. Gli imitati sono molto carini con noi, devo dire. Apprezzano il lato goliardico della cosa. Sì, esatto. Perché non siamo due imitatori, chiaro, no? No. È arrivata questa cosa che non siamo imitatori. Ma è arrivata questa cosa che non siamo niente. È arrivata. Ma poi è bello che coinvolgete sempre qualcun altro. Sempre. Cosa che mi fa molto ridere. Quest'anno sarà dura perché stavolta abbiamo coinvolto il grande Biagio, che salutiamo. Che è stato molto carino e ci siamo molto divertiti. Poi siamo tutti amici, per cui è un'occasione anche per stare insieme e divertirci. Per stare insieme. Ho un video messaggio per Carlo Conti. Per voi. Tutto per voi. Ciao Mara, siamo qui a Tale Quale, ecco c'è Loretta, c'è Giorgio, c'è Malgioglio, lo vedi, mangi? Ecco, no, siamo qua, eccomi qua.
Ciao Mara, un bacio, ciao agli amici di Domenica In. So che lì da te ci sono i due ragazzacci, ci sono i due ripetenti, Cirilli e Paolo Antoni. Mi raccomando, trattali male. Ti voglio dire, trattali bene, sono forti, sono divertenti, sono un pezzo ormai di storia di tale quale, con le loro esibizioni, con la loro follia, la loro comicità e il loro mettersi ogni volta in gioco, divertendosi con noi e facendo soprattutto divertire il pubblico. Cirilli, Paolo Antoni, chiedete a Mara se magari la prossima volta che vi assegno un trio con una donna e due uomini, se è disposta a venire a cantare con voi. Non credo, eh? Comunque, viva Mara Venier, viva Domenica In, e anche Cirilli, Paolo Antoni, e tale quale. Ciao! Carlo! Penso con noi! Ha detto non credo. Ma io non so cantare. Ma perché noi sappiamo cantare? Beh, insomma, vuoi un po' meglio? Cioè... No, vengo, va bene. Comunque, noi volevamo ringraziare la RAI perché ha fatto firmare il contratto a Carlo Conti per altri 3 anni, così lavoreremo anche altri 3 anni, pure noi. Ah, ecco! Non è detto. Beh, voi avete lui, tanti impegni. Lui si butta avanti, capito? Lui. Ma noi tre cosa potremmo fare via tale quale? Tu intanto, potresti fare qualsiasi cosa. Intanto qualsiasi cosa. Però le sorelle bandiera. Se trovate un'idea carina, promesso. Carlo, vengo. Ma no, manca il dottore. Buonasera, manca il dottore. No, dai. No, sì, però dai. Può essere un'idea. O buonasera, dottore. Buonasera, dottore, non ci sono in 3. Marco Lucci, dobbiamo essere in 3, ha suggerito l'autore. Vabbè, ormai l'hai detto che vieni. Sì, ma dobbiamo trovare un'idea. Vengo. La troviamo. Con voi? La troviamo. Tu sei venuto anche a Step, se ci siamo tanto divertiti. Sì, insieme. È vero, a Napoli, quella sera ci siamo divertiti. Dai. Ma perché Mara Venier è una donna a 360 gradi. Sì. Sa fare tutto, attrice, sì. E presentatrice, o no? Ciao. Amore, è la verità, sì. È la verità. No, però sì, però soprattutto voglia di divertirmi. Questa è la cosa più importante. È diventata rossa. È diventata sì, rossa. Perché quando parlate di me mi rimane insomma sì. Ma mandiamo il contributo. No, non ho niente da mandare. No, pensavo. Cosa vorresti mandare? Ah no, dicevo così, ogni tanto. Ho l'intervista durante le facciamo noi. Sai che sei un bel ragazzo, non ti avevo mai guardato grazie. Così. Grazie. Ci avete una candela? Se avete una candela io mi metto qui. Grazie. Dai, sto scherzando. È una dichiarazione d'amore. Senti, ma intervista doppia vuoi fare? Sì, a voi due. Ah, vabbè. Sai il questionario di Proust? Come no? Sì. Proust, quello che la... Proust. È tratto dal questionario di Proust, okay. Ma è molto rivisitata da Marco Lucci. Da Marco Lucci Proust. Lucci Proust. Va bene. Allora, prima domanda per tutti e due. Sì. Facciamo tipo Roberto, l'inquadratura c'è? E chi risponde prima? Roberto? Chi Roberto? Va prima? Ah? Decidi tu, Mara. Okay. Ragazzi, io credo che mi ricoverano oggi finita questa, perché è da oggi che succede di tutto. Roberto, posso andare con l'intervista doppia? Grazie Roberto Croce, mio meraviglioso grande regista. Grazie, un grazie, applauso Roberto, alla mia Roberto, band, grazie, Roberto, al mio uto, al mio pubblico, ai miei autori, grazie. A tutta quanta la squadra. Vediamo a Nando, il mio Nando, vediamo se riusciamo ad andare avanti. dimmi. Beh, domande valida per entrambi, ovviamente. La domanda. Da bambino, sì. Cosa desideravi o cosa sognavi di diventare? Sognavo di diventare un attore famoso americano, perché mia sorella mi portava a vedere i film americani, per cui io da bambino avevo deciso di diventare un attore famoso americano di film d'avventura. Non ho realizzato il sogno completamente, ma sono diventato un attore. Per certo, cui... allora hai desiderato il tuo sogno. Ho realizzato il mio sogno di bambino. Fantastico. Io volevo diventare papa. Ah, tu voli basso. Io volevo fare il papa. Voli basso. Il papa, io sono molto credente, quindi non insomma... Non mai detto. Volevo insomma, diventare... All'inizio fare la carriera proprio per diventare papa, quindi cominciare con il prete, vescovo, arcivescovo, diventare papa. Chierichetto, l'ho fatto. Quando hai capito che la strada non era quella? Che non era quella la strada? Sì. No, perché... Beh. E soprattutto, no, quando capirai quale strada intraprendere? Cioè.
No, ho capito quando poi mi ha preso Gigi Proietti, allora ho detto, vabbè, forse è meglio che faccio l'attore. Però volevo diventare veramente papa. Non sto scherzando, cioè... Mi affascinava questa cosa dell'affaccio lì dalla finestra, fratelli, sorelle... Beh, già attore, vedi, ho fatto teleatale. La finestra, parlare al popolo... Quindi, insomma, c'è un attimo, San Pietro, no? Comunque è un egocentrico, comunque. Assolutamente sì. Bene, seconda domanda, sì, che non è proprio una domanda, Marco, perché qui è uno che deve dire un difetto dell'altro, ah, per cui qui usciamo fuori dal questionario di Proust. Marco, ma che stai combinando? Marco, ma che stai facendo? Qual è il talento del tuo collega che tu non hai? Prima comincia lui. Scusami, sì, qual è? Il talento del tuo collega, io, che tu non hai. Ho tradotto male. Qual è il talento del tuo collega che tu non hai? Lui canta molto meglio di me. Ecco. E tu di lui? La capacità di improvvisare. Tu a Francesco gli dai una parola e lui parte e va senza copione. Cioè Ma pure lui. Improvvisa. Improvvisa, vai. Ti do una parola. Mara Venier. Che poi sono due parole. Mara e Venier. Vai, un po' d'attore, quindi. Ma togli Venier, Maretta. Maretta, cosa ti. Maretta mia. Ma c'è Maretta nella. Arrivederci. Ma non è vero. L'imitazione che ti riesce meglio. Nessuna. Tu, Gabriele? A me piace fare i tenori, proprio. I tenori. Ma lui è vero che canta bene. Canta bene. La prima cosa che fai la mattina appena ti svegli, che fai? Qualche volta apro anche gli occhi. Qualche volta. Questa è una freddura. No, è la verità. No, mi sveglio, mi rotolo nel letto. Ti rotoli? Sì. Ma molto, come sì, sì, sono molto pigro. Ti rotoli quanto? Mi rotolo una mezz'oretta. Mi abbraccio il cuscino un altro quarto d'ora. Ma ti svegli da solo o in compagnia? No, mi sveglio... Dillo. Quasi sempre da solo, qualche volta con la mia gatta. Ah, e ti rotoli? E mi rotolo insieme a lei. E ai cuscini? E ai cuscini, io gatto cuscini. Per mezz'ora? Una rotolata, faccio una rotolata. Una mezz'oretta rotolata. No. Ma perché? Perché è interessante. No, non oso chiederti quando ti svegli con la tua compagna cosa fai. Non lo voglio sapere. Si rotola. Non lo voglio sapere. Rotoli. Cirilli, tu che fai, tesoro? La prima cosa che faccio è la pipì. Ah, è la pipì. Nel letto. In automatico. In automatico. Cioè, nel letto? No. A letto. Nel senso, no, cioè, ti alzi prima. Prima mi alzi. Dice, la prima cosa che fai, lo ti alzi. Cioè, nel senso, la pipì, alzi, allora... Hai ragione. Qui metto le ciabatte che sono ordinate, poi vado al bagno, faccio la pipì e poi vado a preparare la colazione. Per tua moglie? Per mia moglie, sì. E spesso gliela porto a letto, giuro. Sì. Sì. Che romanticismo. E poi da un po' di tempo le porto anche una rosa. Mi viene da vomitare. Anche la rosa. Sì, perché ho scoperto che lei è allergica e quindi tutti i giorni. Ecco. No, dicevo, mi sembrava. No, scherzo. Pensa che tu sei sposato da quanti anni? Sono 40 anni che stiamo insieme e 31 di matrimonio. Mamma, 40 anni. Povera femmina. Povera femmina. Bello invece. Sì. Tu sei sposato, io so niente. No, io non sei single? Non mi sono mai sposato, no. Né ho fatto figli, ma io perché? No, perché insomma io sono molto per la prevenzione, io per evitare problemi anche per i miei figli, sai, malattie, cose, non le ho fatti i propri figli. Ipocondriaco? No, non sono ipocondriaco, però insomma per evitare tutto quello che accade dopo il matrimonio non mi sono sposato. Ma veramente dici? Sì. Ma allora ma perché sei libero? Cioè sei libero? Perché? Sei su piazza? Ti vuole far fare un annuncio? Se no, c'è qualcuno a casa. Voglio sapere come stai messo. Ma per un interesse personale? No, non interessa questo. Mai dire mai nella vita. No, per capire. Sei un bell'uomo. L'hai capito? Sei un bell'uomo. Vabbè, poi vediamo. Sto scherzando, io sono la zia.
Le zie sono sempre state oggetto di desiderio. Come le cugine pure. La gaffe più divertente che hai fatto? Tu, Gabriele, e, sì, gaffona. Sì, una volta stavo praticamente facendo Tale e Quale, ho chiamato Carlo Claudio Bisio, cioè l'ho chiamato perché venivo da Zelig, allora io abituato a chiamare Claudio, però l'ho risolto in questo modo: Claudio, Carlo mi guarda, no, volevo dire Claudio Lippi che era dietro in giuria. L'ho risolta così, ma a gaffe grande. Beh, ma Carlo è troppo intelligente. Carlo, non ci sarebbe è un fratello, offeso. Carlo. Tu, amore, non vorrei metterti in difficoltà, ma non ho mai fatto una gaffe in mai nella tua vita? Niente. Perché sei sempre, il controllo lucido, di tutto. Incredibilmente perfetto. L'incontro che ha cambiato la tua vita, amore? Ci sono stati vari incontri. Renzo è uno di quelli. Renzo Arbore mi ha dato la possibilità di vivere un momento di grande esaltazione televisiva. Poi Gialappi. Certo. Gialappi è stato un altro grande incontro fantastico. E poi pian piano tutti gli altri. In questo momento è Carlo Conti, e poi Fazio. Insomma, ho incontrato varie persone che mi cambiano di volta in volta la vita. E tu ti adatti, però. Io mi adatto perché... E questo è il bello tuo. Il divertimento, soprattutto di fare questo mestiere, è proprio adattarsi alla circostanza, agli eventi. Esatto. È proprio quello il divertimento. Senti, hai sofferto quando hai avuto l'incidente? Quando sei venuto qua, stavi proprio conciato? Sì, mi sono rotto tibia, perone e malleolo. È stata una... Come sei uscito da questo incidente? Bene, hai recuperato? Abbastanza bene, non proprio come prima al 100%, però... Cioè, quando ci si rompe, ci si è rotti. E a me me lo dici, capito? Quando ti hai messo lo so. L'incontro, Gabriele... Il più importante della mia vita è Gigi Proietti. So già la risposta. Gigi Proietti perché, insomma, è il mio maestro che... Ho rubato tutto da Gigi. Lui ci diceva sempre: non l'ho mai denunciato perché lui diceva sempre: rubate con gli occhi dai grandi. E io ho rubato da lui tutto quello che potevo rubare e lo do adesso ai miei ragazzi, quindi della mia scuola. Qui sei con Brignano? Qui sta Enrico. È appena andato via. Enrico. Sì, eravamo io ed Enrico a un primo spettacolo 1990. Era uno spettacolo, si chiamava Serata, perché era un'estiva. Giovanissimi. Ho un omaggio per te, Gabriele. Adesso abbiamo giocato e scherziamo, ma adesso facciamo vedere il vostro talento, che indubbiamente c'è. E come? Ma vediamo il contributo. Oh, ma che mi sbatti la porta in faccia? Guarda che io ti schiaffeggio, hai capito? Io sono Gabriele Cirilli. Alcuni mi paragonano a Micheruni, però io volessi essere paragonato a Gigi Proietti. Va buono? Arrivederci. Gabriele Cirilli. Che hai detto il tetto, che hai fatto il gatto, che dice a bici, chi sei, Joe, che derby te, come io ho detto, dico. Chi è Tatiana? In fondo a me. Francesco, tu sei... Blanco? Grazie. Quanti per l'omaggio. Quanti momenti, vero Gabriele? Guarda che bella questa foto. Rodolfo Laganà, il grande Proietti. Sì. Sì. E lui ha fatto il primo laboratorio, io invece ho fatto il quarto, insieme appunto a Fabio. Che bravo, che bravo. Ma quanto è carino anche. Ero carino. Qui un po' rocchettaro. Qui facevo un rapper, J-Fax. Un rapper d'altri tempi, mi ricordo, stavi insieme a J-Ax, quello vero. Sì, ne ho fatte tante. Questa, è la, tutta la, questa è la trasformazione che dura ore e ore, per arrivare poi a questo. Non è facile. A questo. La sembra la bambola assassina. La bambola assassina. Sì. Anche sì. Per te, Francesco, un omaggio alla tua carriera. Sì? Certo. Grazie. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Io avevo trovato questo attore e avevo detto... Attore. Sono via Lottia, 180! Non siamo noi a essere razzisti, sono loro a essere napoletani! Ugo, mio marito, quel coso curioso, ho vinto qualche cosa! Hai vinto! Ho
finto qualche cosa? Ho due ancora! C'è fermato! Un po' di musica leggera. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby you can kill me all. Questo, quello, quella è l'ultima immagine, era di un incidente vero, eh? Ah sì? Eh sì, stavo da Amadeus e feci la sciabolata. E mi sono... Ti sei fatto male davvero? Mi sono tranciato proprio un nervo. Cavolo. Guarda, questo dito è rimasto in sé. Uè, paglio! Uè, è insensibile. Cretino! Sì, ma tanto ti... Invece, niente, non reagisci. È rimasto insensibile, davvero, eh? Quali sono scherzando. I prossimi personaggi? Insensibile, non è vero? Allora, intanto sei... io sto girando una fiction che si intitola Il Santone, con la regia di Laura Muscardin, c'è la protagonista femminile Carlotta Natoli, ed è una, la seconda stagione di una serie che aveva già girato l'anno scorso, Neri Marco Re, che è morto. Bella. È morto. Come è morto? Ah, non sai niente? No. Ma che dici? È morto. È morto il Santone. Il Santone, ah, ecco. No, non l'attore. No. Io sto qua da oggi, mi viene a dire, dai. Oh, è morto. Io adoro Neri Marco Re. È morto il Neri, un bacio. No, se puoi dire, no, anzi, porta bene. Cioè, quando... tu prendi il posto di Marco Re? Esatto, nella prima Beh, stagione. La bella differenza tra voi sì, due, soprattutto fisicamente. D'altezza. Lui è 2 metri, sì, sì, pazzesco. Vabbè, ma non esageriamo. Cioè, come che... mai? Sì, ho capito, c'è un'altra versione, è una versione di lei. Una versione diversa. Sì. Io sono il Santone cialtrone che arriva da Napoli dopo la morte e di Neri. E poi? Ah, poi dovrà uscire un film che ho girato con Biagio Izzo e Paolo Conticini. Credo l'anno prossimo. Poi stiamo facendo Tali e Quali, faremo tanti Tali e Quali. Prossimi personaggi di Tali e Quali? Come si chiama? Le Lunette. Le Lunette. Le Lunette. Le Lunette. Quali erano? Sono tre cantanti molto, sì, molto anni, famose. Anni 60, 70. La canzone è molto famosa, ma non me la ricordo. Ma la possiamo dire? Non credo. Non si può dire non comunque può, la si canzone. Può dire? No, non credo. Però è molto no, famosa. Poi Carlo. Molto famosa. Vabbè, comunque non possiamo spoilerare troppo. No, no, poi Carlo, altrimenti vi sgrida. E poi dobbiamo fare. E poi trio. Pensate al trio con certo. me. Assolutamente. Fatemi venire una bella idea perché io sono pronta. Sei impegnata tutta avanti all'Italia, eh? Io mi sono impegnata, ma io ti ho detto che vengo. Grande. Te lo che altro macchina. Dobbiamo fare? Mi guardate. Basta. Adesso ci pensiamo, una bella cosa con Mara si deve fare. Si deve fare assolutamente, sì. Come no, lei diceva fare? Adesso. No, una bella no adesso no, adesso no. A Tale e Quale, ragazzi, ah, non Tale vi mette... e Quale ci pensiamo. Certo. Deve essere una cosa degna di te. Pensa molto bene, Va bene. Molto bene. Vabbè, vado a pensare. Ci dobbiamo salutare, andate via col carretto, me lo lasciate. Se vuoi te lo lasciamo. E se me lo... No, dicono no. No, no, non te lo lasciamo. Perché ce lo portiamo. No. Allora prendiamo il carretto e andiamo, ragazzi, perché il tempo è finito. Il tempo è piragna. Ma dove te lo portiamo? Nel camerino? Sì. Lo portiamo nel camerino. Tutto in camerino. Lo portiamo nel camerino. Mi aspettate allora, in camerino, ci sì, vediamo certo, dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, Mara. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, Mara. Paglio! Di qua, di qua, di là, di là. Scusate. Scusate. Ciao a tutti! Ciao! No, no, no! Aspetta, no, non fare così! Mezzo, così. Piano piano. Vai. E ce ne andiamo piano piano. Vai. Io adesso.